18° turno del campionato di seconda categoria, si affrontano al Comunale San Rocco la Socers Tornana in completo biancoverde e il Real Olimpia Terlizzi. Due formazioni in lotta per un posto nei playoff, con la Socers Tornara reduce da un filotto di successi che hanno riportato in alto la formazione di Michele Schiavone. Direzione di gara affidata al signor Michele Corvasce della sezione arbitrale di Barletta. Minuto di raccoglimento per ricordare Gigi Riva anche sul campo di Stornara. Il calcio d'avvio per la formazione di casa, che si rende subito pericolosa al primo minuto con questa possibilità per Totaro, conclusione devia Idrassune. Poi ancora la formazione ospite, che prova la prima chance della sua partita con questo pallone messo in mezzo da Desimine. Casieri anticipa tutti, poi libera la retroguardia stornarese. Ancora la Socers Tornara con Lucente, che prova la conclusione al nono minuto, pallone sul fondo. Ci prova anche Ratcliffe dalla distanza al dodicesimo, prende il palo il calciatore biancoverde, ma a passare in vantaggio la formazione ospite con questo scambio con De Chirico, che entra in area, anticipa Casieri e porta avanti la formazione barese. Passa in vantaggio quindi la formazione rosso-blu, prova a reagire la Socers Tornara con questo calcio di punizione di Totaro, interviene sul pallone ancora Idrussone, poi ancora sfiora l'autorete la formazione ospite, che prova a liberare, poi c'è un fallo in attacco e quindi calcio di punizione. Poi questa possibilità ancora per Mintrone al 27° per la formazione ospite. Si rende pericoloso anche Ratcliffe con questa conclusione, ancora l'estremo ospite a deviare in corner. Poi il colpo di testa di Perdono al 32° minuto vale l'1-1 con l'anticipo del centravanti, che porta il risultato in parità. Poi ancora De Chirico per Amendolagine, Casieri allontana. Finisce il primo tempo con il risultato di 1-1. La ripresa inizia con la Socers Tornara in avanti a caccia del gol del vantaggio, libera la formazione ospite. Poi questo calcio di punizione di Totaro, sulla ribattuta c'è Lucente che anticipa tutti e sigla il gol del 2-1, 53° minuto. Rivediamo qui la bella conclusione da parte del giovanissimo calciatore stornarese, che si rende ancora pericoloso dopo 2 minuti e porta sul 3-1 la formazione di Mister Schiavone con questa bellissima conclusione, e Lucente sigla la sua personale doppietta. Prova a replicare la formazione ospite con Amendolagine, pallone sul fondo, poi ancora Socers Tornara con questo pallone in avanti per Totaro, viene anticipato dall'uscita di Idrossone che allontana, poi ancora Socers Tornara che trova il gol con Sparapano, Totaro lo serve sul secondo palo, arriva il 4-1 per la Socers Tornara, calcio di punizione con Desimine che impegna Casieri e poi allontana la formazione di casa, De Chirico ancora con questa conclusione, ancora attento Casieri, al 77° minuto ci prova Desimine con questo pallone che esce al lato, poi ancora Lucente prova questa splendida giocata, salta due avversari e sigla la sua personale tripletta con il gol che vale il 5-1, mattatore di giornata Lucente che porta a casa il pallone. Rivediamo qui la splendida giocata da parte del giovanissimo calciatore che trova il gol del 5-1. Ci prova anche Ratcliffe dalla distanza, il pallone termina sul fondo, termina anche la partita con 3 punti pesantissimi per la formazione di Mister Schiavone, resta al terzo posto della classifica, mentre la Real Olimpia Terlizzi subisce una pesante sconfitta. Noi a fine partita abbiamo ascoltato i due tecnici. Una partita che inizialmente non ci ha visto brillare tantissimo, perché comunque non siamo riusciti subito a sbloccare il risultato, e infatti poi comunque siamo andati in svantaggio. Abbiamo preso gol, l'unico sbaglio che abbiamo fatto nel primo tempo, un lancio lungo loro sulla nostra destra, ci hanno fatto un'imbucata e hanno fatto loro il gol dell'1-0. Poi dopo comunque, insomma, la squadra ha creato, credo, tantissime palle gol. Abbiamo pareggiato 1-1 nel primo tempo, con un grandissimo handicap. Non abbiamo giocato senza attaccante, perché non avevamo Vitale, e Santoro si è fatto male durante il riscaldamento, e quindi le prime 2 punte fuori. Ha giocato Perdonò, che ha fatto il gol dell'1-1, e si è fatto male anche lui. Quindi poi dall'1-1 abbiamo praticamente giocato senza attaccanti. Però insomma, il secondo tempo la squadra è andata in campo e ha fatto una grande gara, perché poi dall'1-1 abbiamo fatto una 3-4 e insomma 5-1 abbiamo potuto segnare ancora. È una squadra che matura gara dopo gara, e stiamo cercando di fare più punti possibile per arrampicarci. Vediamo dove riusciamo ad arrivare. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile con una squadra attrezzata come lo Stornara. Posso fare comunque complimenti ai ragazzi, perché oggi è una situazione di emergenza totale.
Abbiamo comunque fatto una buona gara, soprattutto nei primi 45 minuti, poi col passare dei minuti si è vista la differenza in campo e quindi complimenti all'avversario per la vittoria e testa alla prossima partita.